Definita la sindrome per cui la mano quando arriva vicino alla tasca si ritrae, noi stiamo utilizzando un facsimile di questo signore, quindi noi siamo così bravi da riciclare anche i rifiuti. Questa probabilmente sarebbe stata una delle tante pagine di carta che avremmo potuto trovare per terra noi. Proposta del movimento esattamente nella seconda colonna, quindi in quella centrale, e in fondo alla scheda. Quindi lasciate stare questa, io dico scherzosamente pornografia, e apprezziamo la capacità dell'amanuense di scrivere a mano. Allora, qui noi avremo nel rettangolo lungo e stretto il nome ed il cognome del candidato al collegio uninominale. Immediatamente sotto c'è un rettangolo più stretto ma anche più grosso in cui ci sarà il simbolo del movimento e i quattro nomi dei candidati presenti nel collegio plurinominale. Ora, lui è il candidato numero 3, Melicchio. Io non ho scritto nome e cognome, ho scritto soltanto il cognome. Al numero 1 troveremo Forciniti, al numero 2 Scutellà, al numero 3 Melicchio, al numero 4 Leone. Attenzione, la legge prevede che si possa votare tranquillamente apponendo soltanto una X, una croce, come si suol dire, sul simbolo, esattamente come Andrea Gentile suggeriva di fare. Ecco qua, io barro il simbolo si trova, aspettate un attimo così lo faccio più nettamente, si trova immediatamente attaccato al rettangolo in cui ci sono nome e cognome del candidato nell'uninominale, tutto dovrebbe essere pacifico. Perché è un'espressione chiara di voto. Però può essere, siamo in Calabria, abbiamo un pochino di pelo sullo stomaco, ne abbiamo viste di cotte e di crude. Ogni tanto la magistratura ha dovuto effettuare indagini su qualcosa che è avvenuto all'interno dei seggi. Potrebbe essere che inavvertitamente, senza farla apposta, come ovvio, il presidente del seggio oppure lo scrutatore, senza alcuna volontà di operare, diciamo così, un gesto che possa inficiare il voto, avendo magari fra le mani una matita mentre apre la scheda, così, scherzosamente oppure distrattamente prende. Io elettore ho barrato qui sul simbolo del Movimento 5 Stelle, io presidente vado a prendere la scheda, la chiudiamo, vado a prendere la scheda, la apro, qualcuno mi suggeriva che esisteva un trucco per cui mettendosi sotto l'unghia la punta di una matita, perché anche questo si fa, io così distrattamente traccio un segno sul candidato dell'uninominale proposto da Potere al Popolo. Risultato: questa scheda risulta barrata con due contrastanti indicazioni di voto, perché ci sarebbe un voto per il collegio plurinominale da attribuire al movimento ed un voto sul collegio uninominale da attribuire a Potere al Popolo. Questo rende il voto nullo perché la legge non permette il voto nullo. E allora, siccome ci è stato insegnato, lo ribadivo poco fa, prevenire è meglio che curare, oppure si vis pacem, para bellum, facciamo anche la citazione latina che ci sta bene ogni tanto. Allora, la cosa migliore che non inficia in alcun modo il voto è quella di barrare sia il simbolo sia il rettangolo dove c'è
sono indicati nome e cognome del candidato, per cui qui per questa zona dovremmo votare Massimo Misiti per il collegio uninominale e dovremmo barrare il simbolo per il collegio plurinominale. Questo è chiara indicazione di voto, sono due segni, non inficiano in alcun modo. Certo, uno mi potrebbe dire, ma scusami, se la legge permette che con una sola tracciatura il voto sia valido, perché io ne debbo proporre un'altra? Perché purtroppo siamo in Calabria. E ricordiamoci un'altra cosa, proprio per come è stata architettata la legge, saranno decisivi i calcoli per i collegi uninominali, perché noi sappiamo che il territorio è stato suddiviso in circoscrizioni, in collegi plurinominali. All'interno di ogni collegio plurinominale ci sono i collegi uninominali. Bisogna partire da quel dato e poi i voti ottenuti nei singoli collegi uninominali, che tutti insieme, assommati fra di loro, costituiscono il collegio plurinominale, vengono poi appunto sommati per ottenere il dato su cui calcolare gli eletti per il collegio plurinominale. So che già avete mal di testa, ma la legge elettorale noi non l'abbiamo votata, la riteniamo una schifezza, reputiamo che sia anche incostituzionale, però magari dovremmo attendere 6, 7, 8 anni, non lo so, prima del pronunciamento della Consulta. Per cui, se siamo assolutamente certi, se siamo assolutamente sicuri che nel seggio non ci possa essere alcunché di strano, allora basta effettivamente apporre un solo simbolo. Ma se abbiamo un minimo dubbio, e noi sappiamo che i presidenti vengono indicati attraverso estrazione, però sappiamo anche che qualche tempo fa ci sono state le elezioni regionali siciliane a Catania, il giorno immediatamente precedente le elezioni, se non ricordo male, una trentina di presidenti di seggio ha rassegnato le dimissioni, venendo immediatamente sostituita. Sono operazioni che altrove sarebbero strane, da noi sono normali. Poi avranno avuto tutti un attacco di gastroenterite, sicuramente, insomma, avranno avuto un'indigestione, però, al di là delle battute, noi dobbiamo capire che anche un singolo voto può diventare decisivo per vincere il collegio uninominale. Perché nel collegio uninominale è sufficiente prendere un voto, anche uno, più di ogni singolo altro avversario. E questo significa che probabilmente ci saranno contestazioni numerosissime ai seggi. E noi dovremo preparare i nostri rappresentanti di lista per evitare che ci possano essere travisamenti, frodi, inganni volti a penalizzare chi che sia, ma io aggiungo forse in particolar modo il Movimento 5 Stelle, che è l'unica vera forza politica antisistema che si sta offrendo ai cittadini italiani in maniera significativa. Per cui facciamo attenzione e informiamo. Barrare quindi sia nome e cognome del candidato nell'uninominale, nel rettangolo lungo e stretto, barrare immediatamente dopo il simbolo del movimento. Due voti coerenti, che non inficiano in alcun modo il voto. Nel plurinominale, poi, fatto il primo, come scattano gli altri? Com'è la gara dal secondo, terzo e quarto con le altre? Non c'è affatto voto di preferenza. Che sia chiaro, chi ha votato questa legge, quindi tutti gli altri tranne Movimento 5 Stelle, poi Sinistra, Ecologia e Libertà e pochissimi altri,
chi ha votato questa legge ha impedito che il cittadino elettore si possa scegliere all'interno della lista proposta dal soggetto politico cui lui voleva dar fiducia il suo rappresentante di fiducia, per cui bisognerà seguire l'ordine di presentazione. Che percentuale ci vuole per riscattare poi seconda? Questo dipende da calcoli complessi, perché la vera porcata di questa legge è che impedisce di poter fare qualunque previsione razionalmente fondata, perché non è sufficiente ad esempio sapere quanti voti prenderà in questo collegio il Movimento 5 Stelle, perché ci sono tante variabili da considerare, fra cui una difficilissima: tu puoi anche prendere come Movimento 5 Stelle il 38% dei voti. Uno dice 38% dei voti, beh, allora prenderò parecchio. Sì, certamente, ma non puoi capire, non puoi prevedere quanto tu prenderai, perché tu dovrai anche capire quanti voti prenderanno i tuoi avversari, quanti voti si annulleranno, perché chi non raggiunge l'1%, anche se in coalizione, non va da nessuna parte. Chi raggiunge dall'1 al 3%, se in coalizione, non avrà alcun eletto, ma i suoi voti non verranno sprecati e verranno offerti ai partiti della coalizione che al contrario avranno superato il 3%. Pertanto sono tante e tante le variabili che a mio avviso nel complesso hanno finito col favorire quei soggetti politici in grado di avere una forte presenza radicata su alcuni territori. Vi faccio capire: la Lega, l'Union Valdoten, su Tiroler Volkspartei, quando c'era il Partito Sardo d'Azione. Queste sono le forze politiche che hanno tratto vantaggio da una legge siffatta. Noi Movimento abbiamo un voto più o meno diffuso ed omogeneo sul territorio. È altrettanto vero che si sostiene che soprattutto al sud noi si possa ottenere un ottimo risultato. E qua faccio una considerazione politica. Il Movimento è nato come forza di protesta. Al sud ci sono 100.000 ragioni per protestare contro chi finora ha prodotto il dissanguamento di questi territori, sia nel sud tutto, sia nelle Calabrie in particolar modo. Però il Movimento deve anche diventare, nella percezione degli elettori, sempre più un movimento di proposte. E allora ben vengano i quesiti che per esempio mi ha fatto poc'anzi Pasquale, perché è attraverso la riflessione su un problema concreto che si capisce se dall'altra parte c'è la capacità di affrontare e risolvere problemi reali. Ed è questa la sfida che noi tutti dobbiamo accettare. Noi non possiamo essere solo e soltanto quelli dell'indignazione, quelli della rabbia, quelli del vaffa. Noi dobbiamo anche essere quelli che sanno prospettare delle soluzioni. E badate, a questo punto voglio fare anche una breve riflessione. Piaccia o non piaccia, Francesco Forciniti, laureato in giurisprudenza, Elisa Scutellà, laureata in giurisprudenza, Alessandro Melicchio, laureato in chimica, Luigia Leone, laureata in ingegneria ambientale. Dunque noi offriamo sul plurinominale 4 candidati che un titolo di studio bene o male ce l'hanno. In più vi aggiungo che Massimo Misiti, candidato nel collegio uninominali, è un medico chirurgo, anche mi pare abbastanza apprezzato. Probabilmente qualcuno ricorderà che Massimo Misiti ha messo le mani sul menisco di un certo Cacà.
e quando Kakà era considerato uno dei giocatori più forti al mondo, tutto questo ha portato grandissima notorietà al medico che ha curato, che ha salvaguardato il menisco di un giocatore fra i più costosi e apprezzati al mondo. Per cui, ecco, a chi fra i nostri avversari ci accusa di essere imbranato, incompetente, ignorante, fate questa considerazione: ci sono 5 laureati, alcuni sono giovani, sono loro i candidati nel plurinominale e quindi debbono ancora farsi valere nel mercato della professione su cui si stanno affacciando. Ce n'abbiamo un altro che è candidato sul collegio uninominale, che al contrario è un affermatissimo medico ortopedico, fa parte anche del collegio degli ortopedici italiani, se non ricordo male, e di conseguenza è proprio una persona che ha tutte le caratteristiche per essere apprezzata. Poi però, e qua mi taccio, le persone vanno anche conosciute, ed è questo il motivo per cui noi stiamo aspettando Massimo, che a breve quindi potrà essere giustamente interrogato dai suoi potenziali elettori, ma giriamo anche il territorio e qui abbiamo il numero 3 del listino plurinominale, che io sappia doveva venire pure Luigi, ma forse causa maltempo non potrà essere dei nostri, però ecco, sappiate, questo è. Se ci sono domande, possiamo dire che è la peggiore legge elettorale della storia? No, perché della storia fino ad oggi, avendoli conosciuti, devo dire che al peggio non c'è mai fine, e quindi potrebbe essere che la prossima, qualora abbiano i numeri per farla, sia ancora peggiore rispetto a questa. Mi è capitato, adesso ti racconto anche un episodio divertente se vuoi, mi è capitato una sera, dopo l'approvazione appunto di questa legge elettorale, di incrociare nel centro storico di Roma, appunto nei pressi del palazzo cosiddetto, Ettore Rosato. Mi sono avvicinato, gli ho fatto con ironia, con sarcasmo se volete, i miei complimenti, perché una legge così aberrante, così paradossale, così inverosimile, se la dovevano appunto studiare con una perversione cerebrale enorme. Per me votare significa, con estrema semplicità, capire come si possano degnamente rappresentare i cittadini elettori. Lor signori ci hanno fatto due cose così, non vi dico quali cose, perché ci dicevano: no, con la legge elettorale bisogna sapere la sera stessa delle elezioni chi abbia vinto. Vi anticipo che con questa legge elettorale, con questa scheda, ci vorranno calcoli molto molto complessi, perché in funzione poi dei contenziosi che si innescheranno, in funzione poi delle differenti basi di calcolo, perché vi ricordo che il Senato lo si elegge su base regionale, come vuole la nostra Costituzione, mentre la base di calcolo per la Camera è l'intera nazione, noi avremo probabilmente necessità di parecchie, parecchie ore, forse più di 24, per avere un quadro completo degli eletti. E badate, giacché non è detto da nessuna parte che ci debbano essere 12-13 candidati, con questa legge elettorale, il che vi dovrebbe far ancora più apprezzare l'assoluta irrazionalità della stessa, se ci fossero due soggetti che si fronteggiano e uno venisse a prendere il 52% dei voti e l'altro il 48% dei voti, non è assolutamente scontato che chi ha ottenuto più voti ottenga anche più seggi, perché tutto dipenderà da dove sono concentrati i voti.
visto che il 36% dei seggi verrà determinato sui collegi uninominali, ove, torna a ripetere, è decisivo prendere un voto in più. Come diciamo noi in dialetto, quelle forze politiche che sprideranno più voti verranno più penalizzate, perché qui nessun voto dovrà essere oggetto di sprido. Se io in due collegi, sommando i voti, ottengo 40 voti e 60 voti, io posso pensare in tutti e due i collegi chi ha ottenuto 60 vincerà. No, perché Alessandro, che si sa far bene i calcoli, in un collegio si prenderà 39 voti, nell'altro uno solo, in quel collegio dove ha ottenuto 39 voti, quei 39 voti saranno decisivi per prendersi l'eligendo, cioè l'eletto. In più vi aggiungo, e questo è un altro giochino che si può fare purtroppo, ma bisogna essere particolarmente raffinati, si può anche, in funzione delle candidature che si propongono all'elettorato, cercare di condizionare e di orientare. Quando in Sicilia si è capito che il centrodestra era abbastanza forte, per me, ma io non so nessuno, il centrosinistra ha avuto la pensata, per favorire l'apparente alternativa, di candidare a governatore della Sicilia, senza cattiveria, un certo signor nessuno, perché Micari, il rettore dell'Università di Palermo, che è stato proposto ai siciliani come candidato governatore all'Assemblea regionale siciliana, godeva di scarsissima popolarità e di scarsissima considerazione presso l'elettorato. Se avessero candidato un cosiddetto pezzo grosso, un nome importante, un soggetto particolarmente conosciuto e forse apprezzato, avrebbero probabilmente sottratto alla coalizione di centrodestra voti che potevano essere necessari al centrodestra per sconfiggere il candidato del Movimento 5 Stelle. E badate, questi sono, diciamo così, favori che si ricambiano, perché magari nel Lazio, ove si voterà in contemporanea con le politiche, la cosiddetta spaccatura del centrodestra, Pirozzi, ma anche, come si chiamava, quello che era candidato a sindaco a Milano e che adesso candidano governatore della regione Lazio, e non Sala, perché Sala ha vinto. No, Sala ha vinto. Sapì è il vecchio. Siete poco preparati. Comunque, il centrodestra ha presentato un candidato su cui non c'è stata convergenza ed è considerato poco attrattivo, anche perché l'aveva candidato 2 anni prima a sindaco a Milano, e di conseguenza uno di Roma, uno di Viterbo si domanda: ma se io devo votare per uno che non è manco del mio territorio, ma io voto qualcun altro, perché magari conosce molto di più e molto meglio i problemi con cui mi devo confrontare quotidianamente. Per cui badate, ci sono questi giochini che a chi pensa male potrebbero sembrare giochini non casuali, non estemporanei, ma forse voluti al fine di determinare la vittoria di uno dei due presunti antagonisti del Movimento 5 Stelle, tutto perché il Movimento 5 Stelle non debba vincere. Altre domande? Aspettiamo tutti che Carmelo Misiti, va bene, però ecco, a me piacerebbe anche tornare su argomenti di attualità, perché è giusto anche interessarsi di questo. Noi siamo finiti sotto attacco, e lo sapete, per una vicenda assai triste, su cui preferisco Stefano Parisi, notoriamente uno del testaccio, come si suol dire, nome tipico del
e siamo finiti sotto attacco per una vicenda triste, che però a nostro avviso potrà anche tornarci utile per far capire alcune cose che gli italiani non sapevano. Quanti sono, per esempio qui ad Altomonte, quelli che sanno che anche Morra ha restituito qualcosa di quanto lo Stato gli ha dato? Io ho finito i calcoli ad oggi, 140.000. Ho restituito 140.000. 140.000, lui li sa meglio di me, 140.000 euro, e sono incluse anche le indennità di funzione come vicepresidente, quelle no, per cui ho restituito anche di più, ma che volete che sia, saranno forse 10.000 euro in più tutto quello che è. Però qual è il punto? Oggi ho comprato volutamente, e quindi sì, sono stati soldi buttati, ma erano soldi miei, diversi giornali: Il Messaggero, La Stampa, La Repubblica, Il Quotidiano, La Gazzetta e anche Il Giornale. E notavo che sulle prime pagine c'erano titoloni: e crolla la borsa perché il grillino si è afferrato. Sto scherzando naturalmente, però notate quanto sia un vero problema la qualità dell'informazione in Italia. Noi siamo nati, ricordiamocelo, come blog di controinformazione, perché se leggi un giornale italiano, purtroppo leggi qualcosa che è molto distante dalla realtà. Perché? Perché in Italia, ahimè, manca l'editoria pura, cioè non c'è qualcuno che fa soltanto l'editore di giornali, di programmi televisivi, insomma fa soltanto informazione, no. Tutti i giornali sono riconducibili più o meno direttamente, anzi non tutti, scusate, quasi tutti, perché qualche singola eccezione c'è, sono riconducibili a grandi gruppi industriali, assicurativi, finanziari, bancari. E pertanto il giornale ha il compito in qualche modo di sposare la filosofia del gruppo, che è quella di far profitto. Se per esempio, come era fino a qualche tempo fa, il Corriere della Sera ma anche La Stampa erano in qualche misura riconducibili al gruppo Fiat, e se per esempio le Fiat venivano considerate da qualche autorità indipendente automobili che avevano delle emissioni particolarmente inquinanti, Dieselgate, per cui magari dovevano essere multate, soggette al ritorno in fabbrica, secondo voi quei giornali avrebbero scritto tutta la verità, nient'altro che la verità, soltanto la verità, oppure avrebbero glissato, nascosto, offuscato, deviato? E purtroppo noi sappiamo che in Italia ci sono giornali che poi sono quelli più accreditati, quelli più replicati, quelli cui si dà più peso, giornali che rispondono a queste logiche aziendalistiche. Di recente c'è stata una polemica durissima fra Eugenio Scalfari e l'ingegner Carlo De Benedetti in merito ad alcune affermazioni di Carlo De Benedetti, e lo ricorderemo tutti, insomma, il pandemonio che quelle dichiarazioni hanno sollevato. Ma questo ci deve far capire quanto sia importante far informazione corretta. Allora, noi abbiamo restituito tanti soldini, il sottoscritto, mi ricordava Dario, circa 140.000 euro, mi pare che la media di tutti quanti noi sia 145.000 euro, e purtuttavia oggi è stato fornito un numero, una percentuale assai importante che ci dovrebbe far ragionare tutti. Il PIL del nostro paese, cioè il prodotto interno lordo, è cresciuto nel 2017 dell'1,4%. Sulla carta tutti ci dovremmo sentire un pochino più contenti, un pochino più pesanti, perché... Anzi, stamattina portava alle 10 1,7, poi l'hanno corretto. 1,7, quindi da 1,4 era stato leggermente dopato, sì. Poi però l'hanno riportato a più miti consigli all'1,4. Il punto qual è? A prescindere dal fatto che noi dovremmo considerare la ricchezza in tutt'altro modo, a prescindere dal fatto che
il PIL è un indicatore quantitativo molto molto opinabile e forse bisognerebbe trovare altre strade, vedi il BES, benessere equo e sostenibile. Noi dovremmo anche domandarci tutta questa maggiore ricchezza prodotta nelle tasche di chi sia finita, perché se anche a voi è arrivato qualcosa e quindi avete tutti quanti avuto un più 1,4, beh, significa che non soltanto si produce di più ma si distribuisce anche meglio e tutti quanti ne godiamo. Ma se, come prevedo, più 1,4 a livello nazionale, poi magari a livello geografico finisce che la Calabria ha fatto più 0,7 e il Veneto più 2, per ipotesi. Vabbè, in Veneto sono più bravi. Noi ci sentiamo sempre dire che i medici calabresi meritano stipendi da fame perché sono i più decerebrati che ci sono, i più irresponsabili, i meno qualificati, salvo poi scoprire che lavorano in moltissimi casi nei maggiori e migliori ospedali del centro-nord. Però poi uno si dovrebbe anche domandare, ma questa ricchezza a livello di cosiddette classi sociali è stata offerta a tutti equamente e magari, come volerebbe la nostra Costituzione, si è dato di più a chi aveva di meno? Oppure no? Allora magari scopriremmo che nel corso degli ultimi decenni in tantissimi paesi occidentali, fra cui l'Italia, si è registrato un processo di concentrazione della ricchezza nella disponibilità dei pochi. Chi erano questi pochi? Quelli che erano già ricchi. Quindi l'inferenza è chi era ricco è diventato più ricco, di conseguenza chi era povero è diventato più povero. E questo spiega perché per noi la prima misura di giustizia sociale da attuare sia il reddito di cittadinanza, perché non ti puoi permettere di avere 13 milioni circa di italiani che rinunciano alle cure mediche, 11 milioni circa di italiani che sono scivolati sotto la soglia della povertà assoluta e o relativa. Sono numeri allarmanti che danno l'idea di una società in disgregazione e non di una società coesa in cui vi sia fierezza nell'appartenenza ad un gruppo che sa proteggere e difendere il soggetto più debole. La domanda di Pasquale riguardava una categoria su base generazionale che sta iniziando a soffrire tanto. Io ho incontrato a Roma, ma non soltanto, anche stamattina ho ricevuto ad esempio una telefonata a cui non ho potuto rispondere, ho incontrato tante persone che si trovano con i capelli bianchi, che vengono espulsi dal mondo della produzione, che perdono pertanto stipendio e salario e che non sanno che pesci prendere. Uno Stato che ti abbandona perché non viene assolutamente tutelato, governato, preso in carico, difeso, è uno Stato che non ti rappresenta più. E questo spiega anche l'altissimo tasso di astensionismo, perché se lo Stato non ti dà nulla in cambio, tu ti senti del tutto abbandonato dallo Stato e in cambio non gli dai neanche la tua attenzione, il tuo voto. Però questo rafforza, che si sappia, chi sta governando la baracca da troppo e troppo tempo. Per cui modestamente io vi invito a pensare sulla possibilità di cambiare direttore d'orchestra, concedendo al Movimento 5 Stelle di prendere il governo del paese, perché se suonasse un'altra musica, secondo me ci divertiremmo e tanto. Dipendesse da Nicola Morra, immediatamente dopo il reddito di cittadinanza e contestualmente con altre misure di giustizia, per esempio, bisognerebbe intervenire e duramente sull'evasione fiscale, e accanto all'evasione fiscale bisognerebbe combattere l'elusione fiscale, che è quella cosa che noi concediamo per esempio alla Fiat quando scopriamo che Fiat paga le tasse non più in Italia, bensì in Inghilterra.
avendo prodotto e producendo tuttora danni sociali con costi ambientali e sanitari enormi per noi italiani. Però io qua mi taccio, noto che Massimo Misiti sta arrivando lento pede, oppure come si diceva un tempo, pede tempting, cioè un passettino per volta. Anche Massimo arriva, però è giusto che voi conosciate un vostro candidato di lista plurinominale, anche perché ve lo dico, io noto che il vento sta gonfiando le nostre vele, che poi sia uno, due o tre o quattro, questo non ve lo so dire, anche perché Nicola Morra ha sempre ritenuto che ai sondaggi non si dovesse credere. Vi ricordo che in occasione delle elezioni del 2013 i sondaggi a noi più favorevoli ci davano al 18%. E poi abbiamo preso il 25 alla Camera e il 23 al Senato, per cui mai dire mai, vediamo un pochino come va. L'importante è crederci noi per primi. Mi è stato insegnato che una persona è credibile nella misura in cui attraverso la comunicazione metarazionale, attraverso la comunicazione emotiva, paraverbale e metaverbale, dimostra in termini quasi animali di crederci lui stesso. E allora, se non ci credessimo, secondo voi useremmo questo tono di voce sempre così roca ed incazzata? Io mi sto usurando le corde vocali, che per te sarà un problema quando arrivi ad una certa età, perché se ad un insegnante togli le corde vocali, togli un'arma da combattimento, insomma, straordinariamente utile. Per cui noi ci crediamo, ci stiamo credendo. Non valutate, ahimè, però questo è un indicatore da considerare, la presenza ai nostri incontri, ai nostri eventi, come decisiva per capire, perché siamo in Calabria e così come vi ricordavo che le schede in Calabria possono inavvertitamente trovare dei segni incoerenti sulle stesse, è altrettanto vero che in Calabria, soprattutto in alcuni contesti, quelli dei piccoli paesi, addirittura si rischia qualcosa nel farsi vedere partecipi di certi incontri, di certi eventi. Pertanto sappiate che il vento sta gonfiando le nostre vele e che magari Alessandro potrebbe essere tranquillamente da qui a poco un parlamentare della Repubblica, per quanto non sia il cosiddetto capolista.